Ciao ragazzi, questo doveva essere un video nel quale vi parlavo di come sfruttare al meglio il vostro grandangolo. E invece no. Perché le cose possono cambiare, perché le condizioni possono essere diverse da quello che ci aspettavamo. Per quanto possiamo studiare o saperne su una location, tante volte ci può sorprendere. Ieri sono andato sul lago di Garda e sono uscito dallo studio con l'idea ferma di realizzare un video nel quale vi parlavo di come sfruttare al meglio il vostro grandangolo. Mi sono fatto accompagnare da Mattia, un fotografo del posto, che conosce molto bene le location. Io non ho fatto una particolare ricerca su dove saremmo andati, però sapevo che avremmo preso un sentiero che ci avrebbe portato molto in alto sopra il lago e guardando un po' il profilo di Mattia mi ero fatto un'idea su quello che potevo fare. Avevo già in mente lo scatto che avrei voluto realizzare con il mio grandangolo. Sulla location ho capito che quello scatto che avevo nella mia testa non lo avrei potuto realizzare. Per questo il video che state guardando è diventato perché tutti i fotografi dovrebbero avere un teleobiettivo. In una situazione del genere, con una luce non troppo piacevole e molta foschia nell'aria, realizzare la foto che avevo programmato nella mia testa sarebbe diventato molto difficile. Quindi, cambiando lente e montando il mio 70-200, sono riuscito comunque a catturare immagini interessanti. Dallo stesso punto posso creare molte immagini diverse, posso avvicinarmi ai soggetti, catturare piccoli dettagli che magari con un grandangolo sarebbero quasi invisibili. Posso escludere un cielo che non è piacevole perché lo taglio nell'inquadratura, concentrandomi su cose lontane da esso. Lontane da esso, mamma mia. Se ho un teleobiettivo con una focale abbastanza lunga, non importa che il mio diaframma sia molto aperto per creare un effetto di sfocatura. Con un effetto di sfocatura posso giocare sfocando il primo piano, creando delle cornici attorno al soggetto che vado a catturare. Posso isolare il soggetto da elementi di disturbo. Posso veramente dare sfogo alla mia creatività. Sicuramente con delle condizioni diverse e, essendo arrivato lì ad un orario migliore, che fosse alba o che fosse tramonto, sarei certamente riuscito a catturare l'immagine che mi ero studiato con il mio grandangolo. Ma è proprio per questo che ha una grande importanza avere nello zaino una lente più lunga. È lì nello zaino, magari non ho pensato di utilizzarla, ma quando meno me l'aspetto mi serve. È una lente che io non potrei mai lasciare a casa. Altre volte, anche se studiamo bene la location, soprattutto se andiamo con persone del posto, ci fanno scoprire delle cose che non conoscevamo, cose che non ci aspettavamo. E la location di ieri erano lago, montagna e cielo. Non mi sarei mai aspettato di trovare una cascata racchiusa tra gli alberi. Avendo con me il mio teleobiettivo, ho potuto sfruttare la sua lunghezza focale per giocare con gli effetti che creava l'acqua e che venivano creati da luce e linee. Fotografia di paesaggio. Paesaggio. La fotografia di paesaggio si fa solamente con la lente larga? È solo quella fotografia di paesaggio? Il dettaglio di paesaggio oppure lo stesso soggetto del paesaggio preso da una distanza maggiore dove vengono cambiate le proporzioni, dove magari si crea più profondità? Questa è una bella domanda. Fatemelo sapere, secondo voi la fotografia di paesaggio è chiusa
nella categoria scattata con la lente larga o un dettaglio di un determinato ambiente, di una determinata location scattata a 200 fa sempre parte di paesaggio. Quello che so è che nel mio zaino, e secondo me in qualunque zaino di un fotografo, non dovrebbe mai mancare un teleobiettivo, perché veramente va a risolverti delle situazioni che altrimenti potrebbero compromettere lo scatto. Questa è una lente di cui non posso fare a meno. Fatemi sapere se anche per voi è così. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi aspetto nel prossimo video.